Ciao amici del MyLab, gli antiossidanti sono inutili o addirittura sono dannosi alla salute? Lo vedremo in questo video. Intanto ti chiedo di condividere questo video con tutti i tuoi amici, puoi farlo con Facebook, YouTube o tramite anche WhatsApp. E mi raccomando, metti like alla nostra pagina e seguici, così verrai avvisato ogni volta che pubblichiamo un video nuovo e un contenuto nuovo. Tempo fa qualcuno di voi mi ha segnalato un video del professor Berrino che parlava del fatto che gli antiossidanti non solo non servono, ma addirittura possono essere dannosi. Io voglio bene al professor Berrino perché dice tante cose utili, tante cose importanti e diciamo che è una voce fuori dal coro che ha il coraggio di dire qualcosa che non è lo status quo e sono sicuro che ha aiutato molte persone con le informazioni che dà. Però bisogna distinguere quello che è una sua opinione da una verità scientifica. In quel caso veniva citato una ricerca scientifica che affermava appunto che gli esperimenti avevano mostrato che fornendo antiossidanti la vita media si abbassava. Allora, intanto, quell'esperimento scientifico era fatto su dei vermi geneticamente modificati perché avessero un metabolismo che somiglia a quello umano. Sono cose che si fanno, non è una cosa strana o sbagliata, sono cose che si fanno. Però è chiaro che non è la stessa cosa di uno studio fatto su tante persone vive, perché questo, tra l'altro, sarebbe uno studio molto più complicato e difficile e costoso da ottenere. Quindi avevano preso questi vermi, gli avevano dato un antiossidante e avevano visto che la loro vita media era addirittura calata di un pochino fornendo loro gli antiossidanti. Sono andato a studiarmi un pochino meglio il paper scientifico, cioè la ricerca così descritta puntualmente, la puoi trovare su Google Scholar, non so se sai, ma se tu vai su Google Scholar puoi trovare tutte le ricerche scientifiche e digitare degli argomenti che ti interessano e là vengono fuori le varie ricerche scientifiche che parlano di quel item. Leggendomi meglio la ricerca ho scoperto che per antiossidanti loro avevano fornito ai vermi della vitamina E. La vitamina E è un antiossidante. Ma che qualità di vitamina E hanno usato? Perché sai, io sono nel campo degli integratori da 7 anni, anche se non ne ho mai fatto una grande pubblicità, io lavoro, produco integratori da ben 7 anni e un giorno ti racconterò anche come mai sono finito in questo campo molto interessante. Ho avuto problemi con mio figlio e quindi ho dovuto interessarmi a questo soggetto e ne ho fatto un lavoro per me e per i miei soci. Ma insomma sono andato a vedere e ho visto che tipo di vitamina E usavano. Usavano il DL-alfa-tocoferolo. Che a un non addetto ai lavori questa formula può non dire nulla, ma a me che lavoro nel settore dice una cosa molto precisa. Questa vitamina E è di origine sintetica ed è un derivato del petrolio e non è stata prodotta da un organismo vivente. Io non è che sono un sostenitore delle vitamine naturali perché tutto deve essere naturale. Se fosse di sintesi una vitamina e venisse fuori chimicamente uguale a quella prodotta da un organismo vivente, a me andrebbe bene. Ma il DL-alfa-tocoferolo in realtà è un'altra sostanza. La formula chimica è uguale a quella della vitamina E, ma se tu la guardassi con un microscopio potentissimo vedresti che a livello spaziale, a livello tridimensionale, è un'altra cosa. Infatti, se vai su Google Scholar e parli di effetti cancerogeni del DL-alfa-tocoferolo, troverai diversi studi che mettono in dubbio che questa sia una vitamina E efficace o che addirittura non sia qualcosa che induce il cancro negli esseri umani. Quindi quella ricerca, quello studio, non dimostrava che gli antiossidanti fanno male. Dimostrava che gli antiossidanti schifosi fanno male, però questo lo sapevo già anch'io. Purtroppo nel campo delle vitamine siamo ancora nel Far West ed è difficile trovare cose di alta qualità ed è difficile distinguere le cose di alta qualità dalle ciofeche che possono addirittura essere dannose alla salute. Su questo, se ti interessa, farò degli approfondimenti, fammelo sapere qui sotto nei commenti e dimmi la tua, d'accordo? Quindi, questo video era per dire che ci sono tante opinioni, ma noi dobbiamo guardare solo i fatti scientifici e io mi baso, per quanto riguarda la mia esperienza, su decine di migliaia di esami del metabolismo che mostrano come l'introduzione di antiossidanti migliorano effettivamente il metabolismo quando l'ossidazione è un problema.
Se tu non hai il problema dell'ossidazione, mettere dentro antiossidanti non ti aiuterà granché, perché ricorda che gli antiossidanti li produce il tuo corpo. Abbiamo dei meccanismi antiossidanti che produciamo da soli, quindi voglio dire, questa non è una cosa che forse ci fa bene, la facciamo, ci fa bene, se no moriamo. Però il fatto è che se tu sei già forte in quello metabolicamente, è inutile aggiungere un aiuto. Se sei carente in quello, aggiungere un aiuto ti darà dei grandi risultati. Tieni in contatto con noi perché sono sicuro che potremmo esserti di aiuto nel capire se hai delle carenze e quali sono eventualmente le tue specifiche e personali. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti do appuntamento al prossimo. Nel frattempo ti chiedo di condividere questo video con tutti i tuoi amici con ogni mezzo possibile. Ciao e alla prossima!